Come hai anticipato, siamo qui con Marco Oddone di Alleanza Assicurazioni, che ha appena terminato la tavola rotonda incentrata appunto sulla normativa IDD, come sta cambiando, quali sono gli impatti anche sulle aziende assicurative. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, come sta adeguando Alleanza Assicurazioni il suo modello di business in relazione a questa nuova normativa? Diciamo che siamo partiti presto, nel senso che già tre anni fa abbiamo cominciato a settare tutta la macchina distributiva perché fossimo pronti a questo evento che ha un impatto importante su tutto quello che è il mondo della distribuzione. E come ho detto prima anche nella tavola rotonda, noi la leggiamo come una grande opportunità, perché è un'opportunità per dare contenuto, qualità e professionalità ancora di più a tutto quello che è il mondo della distribuzione. In particolare poi per Alleanza abbiamo iniziato anche con un importante processo di digitalizzazione di tutta la nostra rete distributiva, che è una rete particolare perché è una rete diretta fatta da dipendenti, e questo processo di digitalizzazione ha innanzitutto messo il focus su quelli che sono gli strumenti che devono aiutare il nostro consulente a rilevare bisogni, che sono poi il punto focale poi per la parte distributiva della nuova direttiva da parte del cliente. Quindi una attenta rilevazione di quelli che sono i bisogni e conseguentemente anche una risposta adeguata per quello che è poi la soluzione che poi viene individuata d'intesa con il cliente stesso. Chiaro è che anche l'investimento in formazione è stato un investimento importante in questi ultimi anni. Solo l'anno scorso abbiamo erogato oltre 1 milione di ore di formazione e oltre 40.000 erano proprio dedicate all'aspetto normativo, e molte altre dedicate a quello che è l'aspetto proprio di mentalità, un cambio di mentalità importante che il settore deve fare, ma soprattutto il consulente Alleanza nell'affrontare questa nuova normativa. Come ogni cambiamento porta anche un po' di disorientamento, immagino, inizialmente. Come sta cambiando anche il ruolo dell'intermediario? Io, come ho detto prima, secondo me cambierà in senso positivo. Forse non ci sarà spazio per tutti, ma guardare quelle che sono le prospettive che anche l'IDD focalizzerà per tutto quello che è il mondo della distribuzione sicuramente porterà del valore aggiunto. Noi abbiamo anche cambiato significativamente quello che è la modalità con cui, per esempio, portiamo all'interno dell'organizzazione Alleanza le nostre persone, soprattutto i giovani, visto che ci rivolgiamo a un target prevalentemente giovane nell'ambito della selezione. E quindi dal pensare che tutti quanti possono essere bravi o buoni per fare questo mestiere, che è quello del consulente assicurativo, abbiamo cominciato a praticare una selezione attenta dei profili e a investire su di loro in un percorso di crescita professionale, perché poi di questo si parla nell'ambito anche della direttiva, un'attenta preparazione professionale che accompagni tutto il percorso di crescita all'interno dell'organizzazione e quindi all'interno del mondo distributivo che riguarda la parte assicurativa. È un investimento importante, ma è un investimento in cui crediamo molto. Quindi nuove opportunità, nuove competenze. Assolutamente sì, sono quelle che devono caratterizzare la professionalità dei nostri consulenti, di tutti i consulenti assicurativi in vista appunto dell'IDD. Aggiungo un altro pezzo, oltre al tema delle competenze, quindi dell'attenta cura della professionalità, il tema della reputazione. Questo secondo me sarà un altro fattore importante e contenuto nella norma, ma la guardo dal punto di vista proprio dell'aspetto distributivo, essere professionali, essere capaci, portare valore al cliente, che poi è esattamente quello che si intende fare con tutto questo, deve creare reputazione positiva per il singolo professionista, per la compagnia che rappresenta. Ecco, un commento a caldo sulla tavola rotonda che vediamo alle mie spalle ancora in corso. Ci sono stati degli spunti interessanti che magari come Alleanza intendete sviluppare? Spunti interessanti sì, direi che devo dire ci sentiamo pronti, perché abbiamo lavorato sodo in questi anni, ma forse soprattutto anche negli ultimi mesi per trovarci pronti a questo appuntamento. Direi che è interessante il dibattito, visto anche la pluralità di vedute, sicuramente quello che dicevo prima dimostra il fatto che questa direttiva ha un impatto significativo su tutto quello che è il settore. Grazie, buona giornata. Vi ridò la linea, ci risentiamo dopo con prossimi ospiti.